Ed eccoci a commentare anche questa Stati Uniti-Ghana, questa gara tra queste due compagini. Vedremo quale delle due porterà a casa i tre punti, se ci saranno tre punti oppure un pareggio. Jones dentro per Dempsey. Dempsey prova a passare, poi si allarga, si gira, il cross. Beasley, ancora Dempsey, fermato da Opar. Avanza Opar, il tocco verso Andrea Yu. Beckerman recupera il pallone, poi Altidora prova il tiro, la parata di Quarasei. Opar, Boye, Muntari. Su lei Muntari a Essien. Kevin Prince Boateng prova a passare, poi chiuso da Besler, da questi a Besley. Beckerman, Bradley fermato, Essien, Boateng, Abadou, da questi Essien, il tiro di Essien, la parata di Howard. Arrivia il portiere Howard, quindi palla che staziona a centrocampo. Beckerman, Jones, Besley, Andrea Yu fa ripartire l'azione per la nazionale ghanese, va via sulla fascia Yu, poi è fermato Besler. Besley, l'arbitro dice che c'è un fallo, calcio di punizione in favore degli Stati Uniti. Besley a batterlo, scusate. Gian fermato, calcio di punizione e l'arbitro chiama se il giocatore americano, lo invita alla calma. Kevin Prince Boateng sul pallone, prova la conclusione, palla che si impenna dopo aver colpito la barriera. Riceve Gian, Kevin Prince Boateng la mette dentro, e Sien, scusate, Badu, ero convinto fosse Sien, colpisce di testa, ma la palla termina alta sopra la traversa, forse a 2-3 metri dalla porta, è riuscito a mandarla altissima. Essien, l'ex rossonero, manovra sulla tre quarti, poi perde il pallone, lo recupera Opar. Andrea Yu su lei Muntari, altro milanista. Kevin Prince Boateng, un altro rossonero. Yu anche lui, una squadra piena zeppa di giocatori, ex giocatori del Milan. Yu prova a metterla dentro, poi la palla rimpallata, rinvio degli americani. Mensah, Boye, Essien, il tocco per Badu, udinese, molta Italia in questo Ghana. Altidor fermato. Ma va detto che i giocatori del Ghana sembrano più freschi atleticamente. Badu, Muntari, anche va detto comunque che sono le squadre africane presenti in questo mondiale, sono più abituate al caldo. Attenzione Gian, Johnson recupera molto bene, dicevamo che sono, attenzione Boateng, poi toccano indietro verso Ayew. Sono molto più abituati al clima. Attenzione, grande parata di Johnson, palla in calcio d'angolo, al clima torrido di questo periodo in Brasile. Con la punta delle dita è riuscito a mettere in calcio d'angolo. Andrea Yu alla battuta, palla dentro, Badu questa volta viene anticipato. Opar, tocco per Andrea Yu, il cross fermato, poi recupera Jones, quindi lungo rilancio verso Dempsey, Boye in anticipo, poi Siena. Ayu riprende il Ghana nella sua azione offensiva, ottimo questo lancio per Gian, non ci arriva però il capitano del Ghana. E Siena, e Siena al limite, e Siena, Gian palla ancora dentro, poi allontanano i difensori e finisce il fallo laterale, il pallone ancora il Ghana alla rimessa. Ayu verso Par,
prova ad andare via sul fondo, si libera della marcatura dell'avversario, il colpo di testa e la palla che termina alta, è stato Zian il capitano. Sempre 0-0, ma va detto che se fosse un incontro di pugilato i punti il Ghana avrebbe la meglio, perché sta giocando un'ottima partita. 39 al nostro cronometro, mentre gli americani sono pressati nella propria area di rigore. Cameron, Johnson, non riescono a salire con lucidità i giocatori della selezione americana. Gian punta l'area, fermata Johnson, Basley gli ruba palla, Gian punta verso l'area, Gian fermato, arriva in soccorso Badu, Jones, Bedoya, Beckerman, Besler, Bradley, Jones, Johnson, ancora Jones, Beckerman, Dempsey, Beckerman, Bradley, attenzione al limite, Bradley, non tira, non ci crede, poi Basley la mette in mezzo, incredibile, e finisce il primo tempo con gli Stati Uniti che hanno chiuso in attacco, pertanto Stati Uniti-Ghana 0-0, a dopo. Ritorniamo per questo secondo tempo tra Stati Uniti e Ghana. Abbiamo visto un primo tempo con gli americani soffrire la freschezza atletica dei giocatori del Ghana, che come dicevamo sono facilitati al pari di altri. Attenzione, intanto c'è questa azione di Basley, il tocco corto per Dempsey, Jones, la palla dentro, Altidore, il colpo di testa, il portiere in due tempi addirittura ha rischiato il vantaggio la formazione americana con un'ottima azione. E dicevamo di queste squadre africane che sono facilitate dal clima torrido, poiché vivono in un continente dove praticamente non esiste l'inverno. Boye, Essien, Altidore, Boye, anticipato Kevin Prince Boateng, in questo secondo tempo sembrano più arzilli gli americani che stanno attaccando. Boye, Badu, tutto solo sulla tre quarti, Badu fermato ottimamente, Bradley, Bedoya, Dempsey non riesce a girarsi, poi il tocco verso Jones, avanza il laterale inseguito da Muntari, attenzione, avanza il tiro, la palla che termina alta, ottima anche questa azione. Americani che sembrano più tonici in questo secondo tempo, probabilmente avranno fatto una bella doccia gelata. Badu, Muntari, Asamoah, prova il lancio fermato però dalla difesa statunitense, quindi ancora su lei Muntari, Kevin Prince, Boateng, Badu, Mensah dietro al proprio portiere, quindi Boye, da questi a Opal, Essien, prova a salire Essien, ottima l'azione di Essien che punta verso l'area di rigore, si allarga, vediamo se ci sarà il cross, no, preferisce il tocco fuori per Ayu, arriva in area Ayu, niente di fatto, prova il cross, palla che viene allontanata, poi rischiano, pasticciano un po' gli americani, comunque se la cavano. Americani che sono partiti bene in questo secondo tempo, però il Ghana dimostra che quando schiaccia sull'acceleratore può far male davvero. Mensah, Opar, Andrea Ayew, Kevin Prince Boateng, dentro per Gian, Boateng, fatto un po' pochino l'ex milanista, Ayew attaccato da Besler che gli ha portato via il pallone, Basley, Bedoya, Besler, Cameron,
Attenzione Boateng fermato da due difensori americani, quindi Beckerman. 75 al nostro cronometro, 0-0 tra America e Stati Uniti, scusate, tra Stati Uniti e Ghana. Adesso siamo in una fase di stallo della partita, cominciano a sentire la stanchezza gli uomini in campo. Opa, Ayu prova l'ennesima cavalcata verso l'area di rigore americana. Ayu punta dritto verso l'area, al limite, carica il sinistro e viene fermato proprio all'ultimo istante, quindi provano a ripartire gli americani. Johnson sbaglia il passaggio, poi recupera Bradley, dentro per Dempsey, da questi altidor. Bradley, Beckerman fermato, arriva Bradley, Besler. Vediamo se in questi ultimi minuti gli americani riusciranno a concretizzare qualche azione offensiva degna di nota. Gian, Kevin Prince, Boateng per Gian, ottimo il suo lancio, Gian, il prova il tiro, palla che viene messa in fallo laterale, ottimo il lancio di Boateng. Ecco Boateng, il cross per Gian, anticipato, poi ancora i giocatori del Ghana che buttano la palla in avanti, Asamoah, attenzione al limite, Asamoah, fermato, palla in fallo laterale, Ghana che conclude all'attacco questa partita. Kevin Prince, Boateng, Asamoah, dentro per Badu non ci arriva per il cross, palla che termina fuori. Siamo ormai in zona recupero, 0-0, partita avviata al pareggio. Johnson, Bedoya, Beckerman, Altidor, vediamo se ci sarà il tempo per quest'ultima azione. Beckerman al limite, Beckerman il tiro, il gol, incredibile, gli americani hanno trovato il vantaggio agli ultimi istanti di questa partita e il calcio è veramente imprevedibile. Ghana che non meritava la sconfitta, probabilmente non ci sarà neanche il tempo della rimessa in gioco, proprio all'ultimo istante il vantaggio degli americani, incredibile, gli americani che hanno giocato una partita tutto sommato modesta. Il Ghana però, va detto, è mancato nelle conclusioni e questo è il calcio, il pallone è rotondo, il campo è quadrato e chi la butta dentro ha ragione. Stati Uniti in vantaggio ed è finita, come avevamo detto, neanche il tempo di rimettere in gioco il pallone. Stati Uniti 1, Ghana 0, gol di Beckerman al 90esimo. Da Bruno Pizzulli è tutto, linea allo studio. Class. So he thought till he got caught.